passato esattamente un mese dal mio ultimo episodio della reaction ai vostri segreti hot. E la scorsa volta ho letto una marea di messaggi inerenti a voi che facevate cose con le vostre mamme, con i vostri papà, con le vostre sorelle, fratelli, cugini e cugine. Quindi io incrocio le dita che oggi sarà diverso dalla scorsa volta. Per favore! Anche perché sennò veramente potrei incazzarmi come una iena. E ragazzole e ragazzuole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video speciale! E oggi per l'appunto siamo qua con una bellissima reaction ai vostri segreti hot. Dato che appunto dall'ultimo episodio è passato esattamente un mesetto, mi sembrava il tempismo perfetto per ritornare a farvi un altro episodio. E io ragazzi spero ovviamente che oggi non leggerò delle cose assurde, perché io ve lo giuro che vi denuncio uno per uno. Avete capito? Quindi ragazzi mi raccomando, come sempre, se anche voi volete partecipare a un mio video speciale, non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram. Anche perché da un giorno all'altro vi andrò a pubblicare una story su Instagram dove appunto vi annuncio che andrò a registrare un video speciale e che quindi avrò bisogno di voi. Quindi se volete farne parte, seguitemi su Instagram e rimarrete sintonizzati con le mie stories. Ora ragazzi però mi raccomando, prima di cominciare con il video, perché sono sicura che sarà un video super divertente. Oddio, mi auguro che sarà divertente e non diciamo strano. Speriamo, anche se ormai vi conosco troppo bene quindi ho i miei dubbi. Mi raccomando, lasciate subito un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mi raccomando, io vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni dalle ore 17 sul mio canale Twitch, quindi vi aspetto anche solamente per un saluto. Trovate il link qui sotto in descrizione. Ora però non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alla reaction ai vostri segreti hot. Let's go! Iniziamo con il primo segreto di oggi. Allora, qualche anno fa ero a casa di un mio amico e dovevo pisciare. Quando sono entrata in bagno, ho visto sopra la lavatrice un paio di mutandine usate. Ok? Ma non so se erano di sua mamma o di sua sorella. Comunque, nel dubbio, le ho usate per fare roba di falegnameria e poi ci ho... Ragazzi! Inizia va! No, 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 io non ce la posso fare! Ma come ti viene in mente di essere a casa del tuo amico e vedi un paio di mutande che magari dovevano essere messe appunto in lavatrice perché erano sporche? Tu le vedi, pensi che sono della mamma o della sorella e quindi dici: ah, mi è venuto proprio quell'input di effettuare un po' di pennetta USB che la... Vabbè, ragazzi, no, 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 va veramente, sorvoliamo, andiamo un attimo avanti perché sono già sconvolta. E ci ho, diciamo, inserito l'acqua all'interno nella parte davanti. Poi le ho un po' piegate slash appallottolate e le ho rimesse dove erano, cercando di far sembrare che non fossero neanche state toccate. Però ma stai scherzando? No, raga, no, ditemi che questo qua è uno scherzo, perché non... cioè, nel senso, ma se io sono la mamma, ok? E vado a mettere le mutande poi in lavatrice, cioè, me ne accorgo che sono strane. No, sì, ma come può... No, no, allora, io spero che sia uno scherzo, anche se ci sono persone che veramente sono un po'... come dire, un po' strane sotto questo punto di vista, quelle robe usate come mutande, calzini. Io non so cosa dire, non so cosa commentare. Andiamo avanti. Ragazzi, passiamo al prossimo, perché come primo segreto inizia veramente molto male oggi. Andiamo al prossimo. Una volta mi stavo smascellando il gingillo dentro al bagno di casa, convinto di aver chiuso la porta. Subito dopo mio padre varca la porta del bagno come se nulla fosse e mi coprì il pipo con l'asciugamano. Non mi sono mai sentito così a disagio, conoscendo che la sporgenza che appariva dall'asciugamano era super evidente. E abbiamo qua, dai, Rocco 2.0. Incredibile, incredibile. Va bene, ci sta, ci sta. GG a te se è veramente così, non so che dirti. Da quel giorno mio padre mi continua a prendere in giro ricordandomi l'accaduto. Beh, allora ci sta, nel senso, immagino che lì per lì hai provato un imbarazzo estremo, perché comunque con i genitori, regà, è per forza un imbarazzo estremo. Però quantomeno hai un papà simpatico che comunque ti prende in giro, diciamo, per ridere e non ti fa sentire, diciamo, a disagio o sbagliato. Quindi in realtà devo dire grandissimo il papà. Dammi il suo profilo Instagram adesso. No, sto scherzando, sto scherzando. Era uno scherzo, era uno scherzo, raga, era uno scherzo. Però, grandissimo papà. Approvo, approvo. Grande, grande è il papi.
Questo credo molto molto bello, ora passiamo al prossimo. Esattamente un anno fa ho fatto una sorpresa di compleanno ad una mia amica. Dovevo entrare in camera sua per fargli una sorpresa, cantandogli tanti auguri. Tra parentesi, lei non sapeva della mia presenza. Al momento giusto entro cantando e con le candeline in mano, ma la becco che faceva... Abbiamo capito. L'hai interrotta nel momento più sbagliato? La domanda è: come sei entrato in casa della tua amica? Ti ha fatto entrare uno dei suoi parenti per forza? Quindi c'erano anche i parenti che non sapevano di quello che stava accadendo all'interno della camera di sua figlia. Incredibile, complimenti ai genitori. Che faceva per appunto robe e selvagge con un tipo? Ero così petrificato che continuavo a cantare nel mentre che loro si divertiva. Che figuraccia! La parte bella è che la ragazza urla e il tipo dopo un po' mi dice se mi volevo unire. Cioè, no, aspetta un attimo. Cioè, la tua amica era con un tipo, tu entri nel momento sbagliato, ovviamente si accorgono di te, perché è evidente che si accorgono di te, a meno che non sei un goblin, che sei alto un metro, una vigor, solo che non ti vedono. E lui ti dice se vuoi unirti? Mi sa che voleva essere lui al centro a questo punto. Voleva fare parte lui del trenino. Probabilmente era soddisfatto con la tua amica, ma preferiva un'altra cosa. Avresti dovuto accettare. Fammi sapere se hai accettato. Anche se non so chi tu sia, perché tu sei anonimato. Comunque, immagino la tua, diciamo, scena un po' particolare, un po' di imbarazzo, un po' traumatizzato. Rimane il fatto che tu sei entrato con le candele per fare gli auguri alla tua amica, ma in realtà il suo amico, o meglio il suo tipo, avrebbe voluto un altro tipo di candelotto da parte tua. Ma non facciamo domande! Va benissimo così, bel segreto, meglio alzare le mani e passare al prossimo. Una volta mi ero messo a 69 con la mia ex ragazza e non si era lavata il culo, gli puzzava di me. No, non può. Però, non può. Allora, non può essere vero, ma anche fosse vero, non puoi snicciare una roba del genere. Ma sei la tua tipa, dai, non puoi, sì. Cioè, nel senso, ok che tutto in anonimato, ma mi sembra un po' eccessivo. I think it's too much. Capito, no? Non so se hai capito il mio linguaggio di Jackie Chan. Sono cose che possono succedere. Succedere a lei, succedere a te, a lui. Sarebbe meglio ovviamente che non accadano certe cose. Cioè, vorrei... In questo caso sarei curioso di sapere se sei riuscito a continuare, avete continuato, se vi siete fermati, se glielo hai detto in maniera delicata o se gliel'hai detto in modo brusco, se non gli... quella è una situazione, penso, di imbarazzo che si crea, che effettivamente magari se scopri qualcosa che ti dà un po' di fastidio per X motivo, a volte sarebbe meglio sempre dirlo in maniera delicata, però hai sempre paura che magari il tuo partner ci possa rimanere male. Però se comunque è il tuo partner e comunque confidenza, secondo me è giusto comunque parlare di alcune cose in maniera delicata e giusta, senza ovviamente farlo pesare. Però sì, è un argomento abbastanza delicato, nel senso, per come l'hai specificato, sembra che, non lo so, sembra il mio gatto che, Cristo Dio, caga letteralmente i palazzi di Miami ogni volta che va nella lettiera. Quindi, non lo so, vabbè. Segreto divertente, forse meno divertente per te, ma per me sì, quindi ci godo. Godo. Passiamo adesso al prossimo. Presi un grissino di quelli grandi e dopo che io e il mio ragazzo avevamo sbombellato, glielo misi nel... Glielo misi in... Per fargli capire che cosa avevo passato. Non può essere vera questa cosa. Cioè, scusami. Allora, aspetta. Aspetta però. Vorrei dire una cosa. Vuoi cercare di dirmi che l'aveva, diciamo, di dimensioni come il grissino? O l'ha messo in parti un po' involontarie e quindi gliel'è voluto fare... Ah, sì, sarà sicuramente la seconda. Gli avrei voluto far provare la stessa identica sensazione... Per ripicca, probabilmente. Non lo so, però questo è il segreto più bello, più divertente che ho letto oggi. Cioè, ma come ma poi, zia, ma poi il grissino, guarda che si spezza, Ma lo fai in ospedale, quel povero Cristo? Cioè, spero che non gli si sia rotto, perché i grissini comunque sono fragili. Dipende dai grissini, se hai preso un grissino grosso così, ti dico, aspetta un attimo. Spero di no per lui, porco zio. Vorrei sapere il continuo di questa storia, perché è la cosa più bella che ho letto oggi. Giuro su quello che vuoi. È la cosa più bella che ho letto oggi. Cioè, per ripicca, hai preso un grissino e gliel'hai messo tu a lui. No. Tu sei una genietta malvagia al punto giusto.
Questo è il segreto più bello che ho letto fino ad oggi. Cioè, quello di, cioè, per oggi è il segreto più bello in assoluto. Troppo bello. Mi immagino proprio la scena. E forse è meglio non immaginarla, perché in realtà potrei avere dei traumi e non dormire questa notte. Quindi va bene così. Grazie. Ho fatto un lavoro di falegnameria a un amico che si è rivelato gay. E io invece sono felicemente fidanzato con una ragazza. Ah, qua però è brutto, zii. Qua è brutto. Hashtag no al tradimento, ragazzi. Hashtag no al tradimento. Mai tradire il proprio partner, ragazzi. No. Questa cosa io non la provo minimamente. Non scherziamo. Allora, nel senso, so che ci sono un sacco di situazioni in cui magari lui è fidanzato con lei o lei è fidanzato con lui e ambe le parti, diciamo, provano delle esperienze nuove che magari gli aggradano di più o perché magari sono dei curiosoni, ok? Questo succede. Però nel momento in cui capisci che magari puoi provare attrazione per un'altra persona, che sia un'altra persona o un altro sesso, e questa cosa è indifferente, quantomeno la decenza di dire al tuo partner che non provi più attrazione, non l'ami più, non c'è più sentimento e che quindi vuoi terminare la relazione, perché fare le cose mentre che sei già col tuo partner è veramente brutto, soprattutto se poi quella cosa prolunga ancora di più, la situazione peggiora. È brutto proprio giocare con i sentimenti delle persone, ragazzi. Cioè, se avete il presentimento che non provate più qualcosa per il vostro partner, dovete dirlo, dovete parlarne, perché si creano situazioni del genere che secondo me sono veramente brutte. Perché se una persona poi tiene tanto a voi e costruisce un sentimento bello forte, bello solido con voi, e poi si becca la batosta dopo tanto tempo, è veramente brutto, raga. Quindi non fatelo. Se avete il presentimento che non provate più nulla per il vostro partner, parlatene, piuttosto terminate la relazione e poi andate a divertirvi con chiunque volete, provare nuove esperienze, nuove emozioni. La vita è fatta anche di questo. Però sempre meglio, ragazzi, non tradire, perché è veramente brutto, soprattutto per chi ama davvero. Storia a parte di filosofia della vostra Martina. Quindi adesso hai scoperto che ti piacciono i ragazzi, però forse ti piacciono anche le ragazze, però forse ti piacciono più i ragazzi. Non lo so, un intreccio un po' particolare, è una cosa che in realtà succede spessissimo, queste cose ne sento parlare tutti i giorni. Mi dispiace solamente per la tua ragazza, perché se veramente ti ama... È veramente brutto. In ogni caso, non posso dire segreto bello, perché c'è di mezzo il sentimento di una ragazza che non sa di quello che hai fatto. Mi dispiace per lei, devo essere sincera, però apprezzo che mi hai scritto il messaggio, almeno ci facciamo un po' di content. Per ora passiamo al prossimo segreto. Ultimo segreto di oggi. Una sera invitai la mia ragazza a casa mia, visto che mia madre non c'era. Tutto bellissimo fino a quando non sentì la porta della camera aprirsi. No, ti prego, non me lo dire. Immagina la faccia di mia madre a vedere la mia ragazza con un... con un gingillo di gomma in mano. Sono una ragazza. Brava! Complimenti! Complimenti! Ma io dico no, ma quando siete a casa anche da soli, ma voi non vi chiudete la porta a chiave? Io sono così paranoica che anche se ero a casa da sola, io usavo 8 chiavi per la serratura. Cioè, ragazzi, anche se siete da soli a casa, non date per scontato che i vostri genitori non torneranno, non lo so, entro un tot di tempo. Chiudetevi la porta a chiave. Almeno siete sicuri e potete terminare con estrema leggerezza e felicità tutto quello che state facendo all'interno della vostra stanza. Perché dai, ragazzi, con la porta non chiusa mi viene un'ansia e una paranoia devastante. Cioè, su via, raga. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi, anche se siete soli a casa, vi chiudete la porta a chiave oppure la lasciate non chiusa. Io spero che la maggior parte di voi la chiudano, ma mi sa che in realtà non è così. Vabbè, fatemelo sapere. Comunque, segreto bellissimo. Mi immagino la scena della madre che entra... Per dindirindina, ma che bel gingillo di gomma, me lo presti? No, alzo le mani. Signora mamma, spero che non abbia fatto come ho appena detto in questo video, perché sennò la cosa è abbastanza grave, quindi fate finta che io non abbia detto niente. Basta, alzo le mani. Basta, direi che il video può concludersi qua, easy. Siamo giunti al termine di questo video speciale e ragazzi, anche oggi abbiamo visto dei messaggi veramente che non avevano assolutamente alcun senso. Ovviamente robe con gli zii, cugine, sorelle, papà e robe strane con i grissini ovviamente non potevano mancare. Ma ormai ne ero consapevole che sarebbe andato nello stesso modo della scorsa volta, se non addirittura peggio.
E così è stato. Però mi sono comunque divertita a leggere i vostri segreti hot un po' particolari e spero che anche a voi vi sia piaciuto. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, lasciate subito un bel pollice in su se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e vi ricordo che se volete anche voi partecipare al mio prossimo video speciale non dovete fare altro che seguirmi su Instagram e rimanere sintonizzati con le mie stories. Quindi seguitemi, mi raccomando, link in descrizione. Ora però, ragazzi, noi ci dobbiamo salutare, anche perché dopo questo video, sono sincera, forse è meglio staccare perché ho il cervello letteralmente in pappa dopo tutte le cose che ho letto. Quindi, ragazzoni, noi ci rivediamo chiaramente in un prossimo video. Dalla vostra Kratomist è tutto. Bella a tutti, ragazzi.